19 persone finite in carcere, più altre 3 indagate. Questi sono i risultati di una vasta operazione condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Catanzaro che ha permesso di accertare una serie di reati perpetuati dalle cosche di 'Ndrangheta, specialmente nei territori di Valle Fiorita, Amaroni, Parlermiti, Squillace e Roccelletta di Borgia. Gli arrestati sono tutti accusati di gravi reati, tra cui associazione di tipo mafioso armata, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, reati legati alle armi, detenzione e traffico illecito di stupefacenti, nonché ricettazione, sequestro di persona, furto in abitazione e danneggiamento seguito da incendio il gruppo criminale era organizzato in due cosche influenzate dalle locali di Indrangheta di Cutro e Isola Caporizzuto esercitavano la loro egemonia criminale attraverso atti incendiari estorsioni a imprenditori edili boschive ed eolici tentativi di importazione di droga dalla burgaria e furti nelle abitazioni facendo partecipare anche persone apparentemente lontane dal mondo melavitoso come i due imprenditori operanti nel settore edile che erano vicini ad una cosca di Indrangheta di Roccelletta di Borgia mentre altri due avevano un coinvolgimento esterno alla Cosca di Valle Fiorita. Uno dei due era attivo nella gestione dei rifiuti nel campo oleario, mentre l'altro nel settore turistico e della ristorazione. Queste due organizzazioni criminali operavano su due territori eh, confinanti, contigui, quindi eh, diciamo che si sono registrate eh, nel corso degli anni una serie di aspri conflitti fra queste due organizzazioni criminali che sono state scansite anche da vicende particolarmente gravi, vicende omicidiarie particolarmente gravi. In alcuni casi si sono